All'indomani del blitz del sindaco di Pescara Masci e delle forze dell'ordine nei luoghi della città dove si rifugiano crociare e sbandati, tutto sembra tornato a come era prima, mentre si discute sul piano di ricollocazione. Il sindaco aveva individuato alcuni immobili per la sistemazione di coloro che hanno veramente bisogno di un alloggio e del relativo allontanamento per coloro che invece si nascondono per svolgere attività illecite. L'idea del primo cittadino è quella di utilizzare i 26 appartamenti confiscati dalla specifica agenzia alla criminalità, ma su questo punto interviene il consigliere regionale del PD ed ex vice sindaco Antonio Blasioli. In realtà c'è già un progetto che è partito a marzo del 2019, amministrazione Alessandrini, quindi Housing First, che è cofinanziato con i fondi PON per 518.000 euro. C'è anche un bando che però è terminato, è scaduto il 15 di luglio, per una manifestazione di interesse per trovare delle case sulla città. Case che poi sarebbero state naturalmente sottoposte alla discrezionalità dell'amministrazione, che zona per zona poteva valutare se collocarci qui veramente queste persone. Naturalmente seguite anche da associazioni, perché tutto doveva essere finalizzato al loro reinserimento, al superamento per esempio di determinate patologie che hanno. In realtà tutto questo non c'è, vengono prese queste case confiscate e vengono messe queste persone senza che le stesse siano seguite, ma soprattutto le zone che sono state individuate, via Tavo, via Sacco, via Terno, via Fonte Romana, via Collina Morati, sono già delle zone abbastanza sensibili dove ci sono stati già dei problemi e quindi sicuramente queste persone non verrebbero accettate se non seguite appunto da determinate associazioni. Poi c'è un altro problema, questi sono 26 appartamenti, ma nelle liste di attesa delle case della città di Pescara ci sono 700 nuclei familiari che aspettano di avere una casa e le graduatorie sono bloccate dopo lo sfollamento dei tre palazzi di Via Lago di Borgiano. Anche questa è un'emergenza che non è ancora terminata nonostante i lavori del contratto di quartiere di Via Tronto, quindi andrebbero comunque ricollocate prima di tutto queste persone, poi quelle che sono ancora in attesa, e invece bisognerebbe ripubblicare nuovamente, facendosi seguire delle associazioni che fanno parte di questo progetto di co-housing, le associazioni appunto che già sono del settore, che già seguono queste persone e che potrebbero favorire il loro reinserimento nella società.